Allora, manca un giorno e poi finalmente parto per New York. Veramente, cioè, sono euforica, non ce la faccio più, non vedo l'ora di partire. Allora, in questo video vi voglio far vedere come preparo il mio beauty case, cioè cosa mi porto dietro, perché comunque devo starci 9 giorni, quindi comunque devo portarmi un po' di cose. Allora, come beauty case mi porterò questo, fatto così in questo modo. È abbastanza grande, ma non è enorme, cioè perché mi avevo in genere ne porto un altro che veramente è grandissimo, solo che se mi porto quello, solo quello mi occupa più di metà valigia. Quindi ho optato per questo piccolino. Infatti starò un po' alle ristrettezze. Si dice ristrettezze? Non lo so, però mi è uscito così, vabbè. Accettatelo. In pratica sto già preparando la valigia. Cacchio, parto domani, era anche ora che mi decidesse a preparare la valigia. All'inizio avevo pensato di portare molte meno cose di quello che invece sto preparando adesso, perché comunque all'inizio avevo pensato di portarmi tipo 2 paia di pantaloncini, 2 paia di jeans lunghi, 4 magliette, 3 canottiere, una cosa del genere e basta. Invece preparando la valigia sto mettendoci dentro un bel po' di cose in più, cioè tipo i pantaloncini ne ho preparati 6 più o meno, 6 paia di pantaloncini, jeans 2 paia lunghi più un paio, anche sempre lunghi, con cui parto, perché comunque ho pensato meglio averne di più che magari non averne. Poi sì, ho pensato comunque le cose che non mi porto poi le compro là, ma mettete il caso che comunque arrivo là e non trovo niente, che cacchio faccio? Quindi veramente porto un po' più roba, però comunque devo star dentro a un quarto della valigia e basta, perché il resto veramente lo voglio riempire là con qualsiasi cosa mi compro. Cioè, perché davvero New York, cioè ci vado, magari è la prima, l'ultima volta, magari ci tornerò tra 2 o 3 anni, che ne so, però veramente questa è la mia prima esperienza nella città dei miei sogni e voglio godermela al massimo. Sto notando che, cioè, fino a 2 secondi fa pioveva, ma diluviava, qua a Milano veramente fa un freddo in questi giorni, infatti, cioè, se notate ho su la maglietta maniche lunghe. Se avete visto nell'ultimo video pantaloncini canottieri in questo maniche lunghe. E siamo al 9 giugno. Cioè, vabbè, io qua veramente il tempo del cavolo, non capisco più niente. Fino a 2 secondi fa pioveva, ma è uscito il sole. Quindi penso che a breve vedrò l'arcobaleno. Boh, non lo so, vabbè. Allora, dicevo, il beauty mi porto questo. Quando si apre in questo modo. Quindi comunque è abbastanza grande. Allora, l'avevo già più o meno riempito con delle cose necessarie, così è bello vuoto. Vedete? Vuoto. Sono vuoto. Allora, mi porto uno shampoo. Ultimamente sto usando questo qua, Gliss. È quello Oil Nutritive Shampoo. Mi piace tantissimo. Adoro il profumo che lascia sui capelli. Poi veramente, cioè, se siete delle ragazze che stanno a guardare tutti i componenti che ci sono dentro, cioè di sicuro ci sarà cagate, petrolati, tutte queste cose, però veramente mi sto trovando bene. Il profumo mi piace. Mi lascia i capelli abbastanza morbidi, quindi comunque mi sto trovando bene con questo. Quindi mi porto shampoo e balsamo. Entrambi uguali, questo è il balsamo. Vedete, il balsamo ce n'è fino a qua più o meno, perché comunque l'ho già usato e l'ho già praticamente consumato, anche perché almeno non pesa troppo. Anche lo shampoo, cioè prima di domani comunque mi lavo i capelli anche ora, anche oggi, quindi comunque un pochino meno lo porto, perché non volevo portarli proprio pieni, perché sennò solo questi mi pesa un sacco la valigia solo per uno shampoo e balsamo. Poi se comunque vediamo, magari mi tengo il balsamo, il mio ragazzo gli do lo shampoo, una cosa del genere, perché veramente ci divideremo i pesi per avere le valigie entrambe vuote alla partenza e piene al ritorno. Quindi appunto shampoo e balsamo. Poi penso di portarmi una maschera perché comunque non so come l'acqua che c'è in New York. Tipo, l'acqua di casa mia in montagna mi fa dei capelli che fanno cagare. Quindi mi porto sempre dietro una maschera per sicurezza. Poi magari la porto per niente, però vabbè, me la porto comunque. Questa è dell'Avon, contiene 150 ml, ma anche questa qua l'ho già usata, quindi comunque è un po' più vuota. È la Straight Slick. Straight Slick, boh, non lo so, vabbè. È la maschera che serve a effetto liscio. Straight? Boh, non lo so. Non so quale dei due significa liscio. Vabbè, vado a New York tra pochi giorni e ancora non so l'inglese, fa niente, non mi interessa. Mi godrò l'avventura così come viene. Appunto, maschera. Questa è fatta in questo modo. Poi, un bagnoschiuma, mi porto questo qua della Yves Rocher, Jardin du Monde, al Thierry.
Appunto, questo qua ve l'ho già fatto vedere. Poi, questo è per il mio ragazzo, vabbè, me lo tengo io nel beauty perché ce l'avevo qua, io l'ho comprato io. È uno shampoo doccia e legno marino con minerali, è fatto in questo modo, azzurro. E quei tamponcini che in pratica costano 1 euro quando ci sono le offerte, 75 ml ne contiene, spero per lui che gli basti. Poi mi sono comprata un deodorante piccolo, fatto in questo modo, l'ho trovato dai cinesi, boh vabbè, della Garnier. È il deodorante che uso ultimamente, l'ho trovato appunto piccolo, 80 centesimi e l'ho preso. Poi mi sono comprata i dischettini Sleeva smalto, perché comunque penso che farò scorta di smalti, quindi comunque per trovarli mi servono appunto i dischettini. Poi una saponettina piccolina, che sono quelle che in pratica ho trovato nell'hotel, bellamente fregate, così ce l'ho per quando vado a farmi i miei viaggetti. Perché comunque magari c'è anche qua a New York, però non si sa mai, una piccolina me la porto sempre dietro. Poi, boh, mi ero presa queste salviettine dell'Essence, che sono praticamente le salviettine deodoranti. Boh, vabbè. Me la tengo in borsetta, non si sa, perché comunque se esco al mattino presto e torno la sera, se si crepa di caldo, meglio avercele, appunto queste. Poi un burro cacao di Bottega Verde, non so più come si chiama, vabbè, è rosa. Così, un burro cacao, perché comunque se c'è vento il burro cacao serve. Poi mi porto questo lucidalabbra della Elf, che è quello con fattore protezione 15. Tra l'altro spero di trovare la Elf a New York, perché sto butto che costa veramente una cavolata. Tipo, le cose base costano 99 centesimi di dollaro. 99 centesimi, non so come si dica, aiuto, vabbè. Appunto questo, un po' di elastici, vedete, una mollettina, una lima per le unghie, questa qua di Essence, sempre quella 6 fasi, poi mi porto, vabbè, questa piccolina qua, mollettina qua, molto carina, guardate che carina che è, visto? Carina, carina, mi piace, vabbè, stiamo la sfondo finché non finisco il video. Ok, poi, lo struccante perché veramente sennò sempre di brioche è quello che adoro, infatti ne ho mille sparsi per tutta la casa, appunto questo. Poi, per quanto riguarda i trucchi, avevo pensato di portarmi questa palettina di Elf, che è la palettina praticamente che ho preso tutto Natale, appunto è quella con i colori neutri, questi colori qua, marroncino, oro, bronzo, bianco, questi colori qua appunto. Così veramente non ho intenzione di truccare chissà quanto, però una palettina me la porto. E poi volevo portare questa della Saffron, che è fatta in questo modo. Di qua ci sono tutti gli ombretti molto shimmer, molto scriventi, ma veramente tanto. Cioè, aspettate. Il casino che, cioè, il dito non ci passa per fare gli sbocci, è un po' un bordello. Vi faccio vedere appunto qualche colore, guardate. Cioè, appena si toccano lasciano giù veramente, veramente tanto. Quindi appunto, aiuto, c'è una luce del cavolo. Come faccio a farvi vedere i colori? Qui, qua, vabbè, si vede poco. Però questi qua sono i colori. Appunto, di qui ci sono gli ombretti e di qui ci sono i rossetti. Così comunque, qualsiasi rossetto voglio, ce l'ho in questa palettina. Poi è molto carina perché si chiude con un magnete e non si va a aprire, cioè si va a aprire proprio se tirate, è fatta così, tipo libriccino, molto molto carina. Appunto queste due cose. Poi, per quanto riguarda il trucco vero e proprio, mi penso di portare una bustina tipo questa, con matita nera, mascara. Allora, vediamo un po', mascara. Allora, matita nera, Super Shock dell'Avon, come sapete che adoro. Allora, facciamo che la preparo all'istante, la borsettina, mi porto questa qua dell'Elf. Allora, questo, matita nera, un primer per gli occhi, poi la matita per le sopracciglia di Essence, questa qua chiara, perché comunque, allora, non ve l'ho mai detto, io utilizzo questa chiara anche se comunque i miei capelli in realtà sono più scuri, ma quelle più scure mi fanno delle sopracciglia impressionanti, nere, che mi sa malissimo, quindi preferisco usare questa chiara. Mi va a definire appena appena il colore, la forma, quel che è, cioè, però mi trovo veramente bene. Appunto, questa qua è la numero 3, light brown.
appunto la matita per le sopracciglia. Poi un eyeliner in penna, sempre quello di Essence, quello nero, fatto così, vabbè, non si vede niente perché veramente oggi c'è una luce del cavolo. Più che altro sarà un video parlato, più che tipo video review. Poi mi porto il mascara di Pupa, quello verde, è il numero 06, è verde, anche se nel video prima sembrava azzurro, invece no, è proprio quello verde verde. L'azzurro mi incuriosiva, ma invece ho preferito prendere questo che è il verde. Poi una matita verde, questa qua di Kiko, è la Glamorous Eye Pencil 411. Poi mi porto un blush, penso di portarmi questo qua di Essence sempre, che è il colore questo. Si chiama 20 Baby Doll, appunto è molto carino, e il pennellino abbinato, perché penso che i blush della Essence funzionano solo con il loro pennellino abbinato. Tra l'altro sembra che manco funzioni oggi. Oh, sì. Vabbè, in pratica è un colore molto tenue, ma sta bene sulle guance, fa un colorito sano e tutte queste cagate varie. Vabbè, poi che mi porto? Boh, questa qua, che era la Long Lasting Sticky Shadow di Kiko, il colore è lo 07, che è l'oro. Mi porto questa qua così, anche solo con questa qua, una matita nera, che già il mio trucco è fatto, cioè veramente mi truccherò spesso così. Poi che altro mi porto? No, queste cose qua non mi servono. I rossetti me la vedrò dopo, anche perché veramente non so se poi stanno in borsetta magari si rovinano e tutto. Un pennellino per sfumatura, porto questo qui di Essence. Un mascara, penso di portarmi questo di Essence, sempre il Maximum Definition Volume Mascara, quello arancione. Ho detto, sto mettendo tutto dentro, così sto già preparando e non devo più pensarci. Altri pennellini, mi porto sempre un altro pennellino da sfumatura, intanto guardiamo se è pulito. Questo qua solito di Elf. Ok, penso basta, il mio beauty penso sia che è terminato. Magari riporto anche questa qua, che ce l'ho su anche adesso, è sempre il Long Lasting color lilla. E poi boh, cioè io ipoteticamente avevo preso da portarmi dietro anche i... Ah, portiamo anche questa matita qua che mi piace, che l'ho usata poco. È la matita Nightwalker della Zoeva. Ah, quel colore qua... Boh, nero blu, carina. Stavo dicendo, prima che mi interrompessi, che non so se portarmi dietro anche questi, che si chiamano Smoky Shadow Waterproof, che in pratica sono l'invenzione nuova di Kiko, quelli fatti in questo modo, dall'ultima collezione, che sono quelli in gel. Non so se portarmeli perché comunque penso che durino tanto, però comunque vanno sfumati bene, bisogna stare un po' di attenzione. Vedo, cioè della serie, ne ho presi tre. Che comunque all'inizio avevo pensato mi porto dietro questi e sono a posto. Magari me li sbatto dentro, tanto comunque è meglio avere una cosa in più che una cosa in meno. Questi qua veramente mi piacciono tantissimo, tra l'altro. Ma sì, portiamoli tanto questi qua. Mettiamoli sempre all'interno della mia bustina. Penso basta, perché già quasi non si vede più. Basta, la matita nera l'ho messa, il mascara. Ah, manca il temperino. Quello però non so più dove l'ho messo. Bene, devo andare alla ricerca del temperino. Ok, basta. Cosa mi sono dimenticata? Boh. Ah, vabbè, come al solito lo spazzolino di dentifricio, ma ormai ci pensa il mio ragazzo, perché io veramente tutte le sacrosante volte me lo dimentico a casa, quindi ormai il suo compito è portare lo spazzolino di dentifricio. Basta. Penso che questo sia l'ultimo video prima che parto, perché comunque parto domani, non penso di riuscire a caricare altri video. Spero di trovare bel tempo, spero di divertirmi, ho fatto tutte le cose principali, infatti tra l'altro devo ringraziare tantissimo NurseLind87, mi sembra che si chiama, una ragazza che appena è stata a New York ha fatto un sacco di video dove parla di New York, così ho preso spunto, mi sono segnata le cose principali, anzi poi grazie a lei mi sono informata bene anche sull'assicurazione sanitaria, perché comunque non sapevo se farla o meno, alla fine ho deciso di farla perché comunque... Meglio avere una cosa in più, anche perché se vi fate male in America è veramente un salasso. Cioè, ho letto alcuni forum che solo per misurarvi la pressione, se avete la pressione alta o che,
Mi spirano 500 dollari, cioè per misurare la pressione, veramente non lo so. Infatti mi porto dietro le liquirizie perché spesso la pressione è bassa, così se mi sento un po' male che okay, metto in bocca una liquirizia e mi liquido al volo. Basta. Stavo pensando poi l'altro giorno che il 30 giugno sarà il giorno più lungo della mia vita, perché comunque, cioè io dovrei arrivare là che sarebbe mezzanotte italiana, ma in realtà sono le 6 del pomeriggio, quindi comunque si recuperano 6 ore e passa, quindi veramente anziché 24 è un giorno di 30 ore. Cioè veramente quando si dice le ore non sono mai abbastanza, quel giorno sarà il giorno più lungo di tutta la mia vita. Basta, ci vediamo il mio ritorno da New York, spero veramente che anche voi passate dei bei giorni, sarete un po' sotto esami, soprattutto le ragazze che sono alle superiori, che mi seguono l'ultimo anno, veramente l'anno di transizione, non lo so come si dice bene, vabbè, siete sotto esami, fate del vostro meglio, in bocca al lupo a tutte, e basta, ci vediamo dopo il 20 giugno, un bacione enorme a tutte, ciao Ragazze, ragazze! sorvolate il casino che c'è in giro perché sto facendo la valigia, come potete immaginare, c'è un casino assoluto. Quindi non state a dirmi che sono disordinata perché lo so veramente. C'è il letto di mio fratello che praticamente è una valigia unica. Anche perché intanto che ci sono cercando le cose mi sto mettendo anche a fare un po' il cambio dell'armadio. Vabbè, allora, questo pezzettino minuscolo del video che aggiungo a quello che ho già fatto è per farvi vedere il mio cagnolino, quella peste del mio cane. In pratica c'è una grandine della madre fuori e lui mi si è infilato in mezzo ai letti mio di mio fratello. Allora, guardatelo. È qua tutto impaurosito. C'ha una paura della madoccina. Guardatelo che bello il mio patatone. C'è la coda in mezzo alle gambe perché c'ha una paura pazzesca. Adesso mi guarda male perché non capisce cosa sto facendo. Però vabbè. Eccolo qua, il mio coccolone. Vabbè, basta, ve l'ho rifatto vedere perché era un po' che non ve lo facevo vedere, magari poi pensavate chissà che fine ha fatto, guardate com'è messo in mezzo tutto al letto, perché c'è una paura pazzesca, veramente. Basta, un bacione a tutte voi, ciao ragazze!